La parola d'ordine del Tribunale 8 marzo è tra grido e silenzio scegliamo la parola. Nel 1979 è nato il Tribunale 8 marzo per dare visibilità e parola alle donne che hanno subito violenza. Subito violenza è un ambito molto ampio, cioè non solo la grande violenza che ovviamente è davanti agli occhi di tutti, ma anche tutte le forme apparentemente banali e limitate che invece le donne in quanto donne subiscono. Un libro che riproduce una fase, no, dell'attività del Tribunale 8 marzo, quindi riproduce molti documenti, molte attività, molti interventi, ma noi siamo in una fase un po' iniziale, stiamo pensando di continuare questa attività con altre forme attraverso un sito dove vogliamo riprendere il contatto con le donne e soprattutto con le giovani generazioni. I tempi sono cambiati in senso anche positivo, c'è molta più consapevolezza, c'è molta più condivisione, questa è una cosa importante, e anche alla condivisione e alla consapevolezza bisogna dare visibilità, quindi noi vogliamo riprendere il nostro passato e quindi c'è questa documentazione che invito a guardarla con attenzione perché è ricchissima e non c'è una parola di troppo. Mi ha commosso persino a me che un po' ho partecipato in qualche modo. È essenziale ricostruire un periodo storico e quindi ci dà la forza e la strada per essere più aderenti alle attuali realtà e quindi anche in una forma di comunicazione intergenerazionale. Non è un caso che le scuole ne stanno approfittando tanto di questo libro. È un libro che ha tanti documenti interessanti e importanti, per cui l'invito è a guardarlo con attenzione.